Ciao ragazze e ciao ragazze, eccoci in un nuovo video Cosa Mangio. Questo è il mio primo video Cosa Mangio in un giorno, What I Eat in a Day. Molti di voi mi avete richiesto di fare anch'io un Cosa Mangio in un giorno ed eccovi accontentate. Come sapete dai miei vlog che carico sul mio primo canale YouTube che si chiama Nancy, se ancora non siete iscritti iscrivetevi anche al mio canale in cui carico vlog o comunque video su di me, video tag e via dicendo, lì avete visto che comunque anch'io seguo un'alimentazione sana ed equilibrata. Quindi anch'io sono appassionata a questo argomento. Anch'io seguo quindi una dieta precisa, perché comunque seguo un allenamento in palestra quasi ogni giorno, quindi faccio una dieta proprio specifica perché mi alleno, e una dieta sana ed equilibrata. Ovviamente in questo video vi mostro delle ricette semplicissime e velocissime, proprio perché io così giornalmente mangio sano, light, però faccio delle ricette proprio semplici e veloci, proprio perché non ho molto tempo, quindi cerco di abbinare i vari ingredienti sani, fare delle cose carine, però non faccio delle ricette elaborate, chissà chi, insomma cose semplici come me. Quindi faccio vedere tutti i pasti dalla colazione fino alla cena, e quindi buona visione, ciao! Buongiorno ragazze, sto preparando la mia colazione, come sempre a base di yogurt greco. Lo yogurt greco è perfetto per me, così preparo una colazione veloce ma super proteica. Poi mio padre ieri ha comprato quest'altro, sempre della stessa marca, però è al mirtillo, non ha zuccheri aggiunti, però praticamente essendoci il mirtillo è molto dolce. L'ho messo qui dentro, vedete, sia yogurt bianco che questa crema di mirtilli, ed è un po' dolciastro per i miei gusti, perché oramai sono abituata allo yogurt quello bianco, quindi se vi piace lo yogurt un po' più dolce, quello bianco lo trovate troppo acido e in sapore, potete utilizzare anche questi a frutta ogni tanto. Io, poiché è troppo dolce, unirò un altro po' di quello bianco. Ed ecco qui la mia composizione. Praticamente ho mischiato lo yogurt al mirtillo con lo yogurt bianco, quindi è diventato più lilla, il mio colore preferito. Quindi la quota proteica, insomma, per colazione, tante proteine. Poi ho aggiunto anche una quota di grassi buoni, cioè cioccolato fondente. Praticamente ho preso il cioccolato fondente e l'ho tagliato a quadratini piccoli piccoli col coltello. Ho utilizzato questo qua al 70%, voi potete utilizzare anche uno all'80%, così avrete sempre meno grassi e più cacao. E poi ho aggiunto gli anacardi, questi sono quelli non tostati e non salati, quindi hanno un sapore dolce, non contrastano quindi il sapore dolce dello yogurt e del cioccolato. Voi, se preferite, potete aggiungere anche le mandorle, magari sono più adatte, io l'avevo finita ovviamente. E poi ho fatto la mia tazzona di tè, praticamente ho utilizzato il tè verde come al solito, sapete fa benissimo al mattino per depurare l'organismo e comunque anticellulite, sgonfia la pancia, e l'ho unito a una bustina di questa nuova tisana, mela d'Orinte, al gusto di mela e fico, perché a me il tè verde è proprio assoluto, il sapore non è che mi piace tantissimo, quindi unisco sempre un'altra bustina di una tisana a frutta per mitigare il sapore brutto del tè verde, e ho utilizzato questo, speriamo che è buono. Ed ecco la mia colazione, semplice, veloce e super proteica. Dimenticavo, visto che il cioccolato è troppo poco nello yogurt, mi mangio anche queste gallette di riso al cioccolato, buonissime, io le adoro, tipo le inzuppo nello yogurt e mi piace un sacco. Ciao! Ecco il mio pranzo di oggi, ho fatto una finta matriciana light fit, praticamente sono rigatoni col pomodoro, il peperoncino, la cipolla e la bresaola, buonissimi! E ora ho aggiunto anche un po' di olio extravergine d'oliva crudo, anzi eppure metterò anche un po' di parmigiano grattugiato. E dopo il secondo piatto. Come secondo piatto ho preparato filetto di carne con pepe nero e alloro, e poi i broccoli con il limone. Un pieno di proteine. Yummy! Ragazze, per merenda mangio prosciutto crudo sgrassato, quindi ho tolto tutto il grasso del prosciutto crudo, e poi una manciata di frutta secca. Oggi ho scelto le mandorle, quindi praticamente sono 10 mandorle che corrispondono poi a 10 grammi precisi di mandorle. Se volete una merenda ancora più light e proteica, invece del prosciutto crudo potete utilizzare la bresaola.
È un'alternativa alla solita merenda dolce, molto proteica, quindi perfetta per chi va in palestra. Ci vediamo alla cena, ciao! Cookie adora la mia merenda col prosciutto crudo, sta qui? Cookie sta qui da 3 ore aspettando un pezzettino di prosciutto, anche lui vuole far merenda così. Ciao, Pelino! Per cena ho preparato una... Per cena ho preparato assieme a mia madre, più mia madre che io, un'orata al forno. Un'orata al forno, come l'hai preparata mamma quest'orata? Come la prepara Carlita? Al cartoccio nel forno. Poi Paquito l'ha preparata. Tutti l'hanno preparata. Allora, l'orata di Paquito, poi questa al che cartoccio. È molto abbondante, 400 grammi. Poi insalata, 100 grammi, tutta assai. Poi abbiamo fatto i finocchi gratinati al forno, buonissimi. Abbiamo fatto il video della ricetta, andate a controllare. E poi altri contorni, funghi, champignon triforati sempre di Paquito. Buon appetito! Mamma mia, guarda qua, cena leggera ma saporita.